Bene, ben ritrovati a tutti da Nicola Paolillo. Oggi ho pensato di voler trattare un tema diverso, ecco, dai soliti che tratto, che vuole essere una specie di incoraggiamento nei confronti, ecco, dei miei stessi fratelli, no? Di coloro che condividono appunto la mia stessa fede. Ecco, non a caso ho voluto intitolare questo video con Credenti sì, ma fratelli no, proprio perché, se mi permettete, noi ad esempio anche nelle nostre comunità cristiane ci definiamo fratelli, ma ecco, una fratellanza però che probabilmente viene vissuta anche meno. È un dramma in cui ci troviamo ecco, a vivere un po' tutti quanti, ecco, ad esempio può succedere che a fine messa, ecco, non ci si fermi neanche per scambiare una parolina, viviamo proprio questo isolamento, no, nei confronti dell'altro ed è, un grande problema anche la stessa relazione, quella relazione che si viene a creare quando alla base c'è, ecco, il rispetto nei confronti appunto della dignità dell'altro. Ecco, io vi invito, cari amici, ecco, e fratelli, a riflettere, su che cosa significa che la Chiesa è appunto una famiglia, no? Una famiglia dove, ad esempio, ci si parla, ci si conosce, si cresce, ecco, si prende anche un caffè. Ecco, ma nelle nostre comunità, io mi chiedo, accade questo? Ecco, già San Paolo, nella prima lettera ai Tessalonicesi, esortava i cristiani di Tessalonica a non spegnere lo spirito. Ecco, i problemi che noi viviamo all'interno delle nostre comunità cristiane sono gli stessi che comunque si trovavano a vivere in un certo modo anche la prima generazione dei cristiani, anche gli apostoli in primis. Diciamo che si sente proprio la mancanza, no, di alcuni sguardi, di alcuni tatti, addirittura viene anche a mancare meno il saluto. Sembra vedere che se se formiamo noi delle superstar, no? Delle persone che sono di successo, che sono magari attraenti, che sanno trasmettere qualcosa di estetica, allora tutti d'amore d'accordo, io ti seguo, ti vengo dietro. Quando poi invece ci si trova ad avere a che fare con i contenuti, ecco, poi si dà del bigotto, si dà del bizzoco e via dicendo. Diciamo che noi abbiamo una responsabilità appunto enorme, cioè quella di dire ma realmente viviamo la fraternità all'interno delle nostre comunità parrocchiali, io in primis come educatore e anche come insegnante mi metto in discussione anche in questo video dove potete chiaramente criticare. Ed ebbene, se mi permettete, oggi voglio affrontare con voi quattro tematiche in particolare. Se poi qualcuno di voi ci tiene ad avere un sunto di quello che io dico, che comunque ho tra le mani perché ho preparato, posso inviarvelo tranquillamente, mi scrivete l'indirizzo email che trovate e di cui ne siete già a conoscenza. Ebbene, oggi vuole essere una formazione anche per quei fratelli cristiani, non soltanto cattolici, che vivono anche le loro esperienze comunitarie diciamo, nella fattispecie di qualcuno che magari viene isolato, discriminato, tenendo presente che in chiesa io vado perché devo trovare la novità, devo trasformarmi in un incontro stesso appunto con Cristo. Bene, io sottolineo, chiaramente sempre biblicamente parlando, la vera struttura della comunità cristiana. Quindi noi parliamo, no? E diciamo, ma qual è la vera struttura, ecco, della comunità cristiana? Io ho elencato quattro strutture fondamentali. Ecco, vi vado ad elencare la prima e poi con la spiegazione. La prima è formata dalla dicitura sostanziale uguaglianza, numero uno. Ovvero, mediante la fede e anche mediante il battesimo, tutti i credenti in Cristo sono insigniti della stessa dignità dei figli di Dio. Un po' come dice 1 Giovanni capitolo 5. Chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio. Chiunque vuol dire tutti coloro appunto che credono, non soltanto un numero ristretto di persone. Ecco,
proprio per questo motivo che la vera chiesa di Cristo viene paragonata ad un ovile, Giovanni capitolo 10, e nell'ovile la sola differenza sostanziale è tra il pastore e il gregge, ma tutti i componenti del gregge sono uguali per natura, siano essi capri, pecore oppure agnelli. L'altra immagine è quella appunto della casa, di cui 1 Timoteo capitolo 3, versetto 15, nella quale abita in questa casa la famiglia stessa appunto di Dio. Ora, i membri o i componenti della casa o famiglia sono per natura appunto tutti uguali, anche se diversi per età o anche per funzioni. Tutti hanno la dignità di creature umane, sia i genitori che i figli. La differenza esiste solo tra i componenti appunto della famiglia, e il cagnolino, l'uccellino, il cavallo. L'altra immagine della Chiesa è quella del corpo umano. Infatti Paolo, 1 Corinzi capitolo 12, versetto 13, dice: «Noi tutti fummo battezzati in un solo spirito per costituire un solo corpo». Ecco, Paolo parla appunto di un battesimo nello spirito che è per tutti. Ora, come tutte le membra del corpo umano, anzi tutte le cellule, sono sostanzialmente uguali, anche se hanno funzioni diverse, così la comunità dei credenti in Cristo. Non vi è differenza sostanziale tra i componenti del corpo ecclesiale. E in base appunto a questa uguaglianza, la comunità gode appunto della sua unità. Questo è quello che scrive Paolo in Galati 3, 26 e 28. Tutti voi infatti siete figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Vedete il fondamento, no, teologico del battesimo. Vi siete rivestiti mediante il battesimo stesso. Identico poi è il nutrimento per tutti i membri della famiglia di Dio. Tutti partecipiamo dell'unico pane, che è comunione del corpo di Cristo. 1 Corinzi capitolo 10, versetti da 16 a 17. È chiaro che Paolo ha in mente tutti i credenti in Cristo, non già un numero ristretto di privilegiati, no? Ad esempio, i testimoni di Geova dicono che la cena del Signore è semplicemente un simbolismo e possono prendere gli emblemi, quindi questi simbolismi, il pane e il vino, semplicemente i cosiddetti 144.000, gli unti, invece gli altri devono semplicemente passarselo, insomma, e basta, ma la Bibbia non insegna questo. Ora, tenete ben presente questo, che la ragione fondamentale di questa uguaglianza e unità è il dono dello Spirito Santo, comune a tutti i discepoli di Cristo. Infatti a tutti i credenti in Cristo è dato lo Spirito, Giovanni 7,39. Tutti sono guidati dallo Spirito, Romani 8,14. Per tutti lo Spirito è caparra della futura eredità, Efesini 1,13-14. Questo è la prima struttura. Adesso vediamo la seconda. Identica realtà, ovvero tutti i membri della vera Chiesa di Cristo sono avviati verso un'unica terra promessa. Cioè nel battesimo che unisce a Cristo tutti i battezzati, San Paolo vede già avverata questa futura glorificazione e difatti Efesini 2 afferma: «Ma Dio, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere in Cristo, con Lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli». Altrove Paolo, ecco, sarà un po' più esplicito, perché afferma in Romani 8,17: «Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze, per partecipare anche alla sua gloria». Ora, partecipare alla gloria di Cristo vuol dire quindi essere rinati ad un'eredità incorruttibile, come dice San Pietro, riservate nei cieli per voi, che per la forza di Dio siete custoditi mediante la fede in vista della salvezza pronta ormai per essere rivelata nell'ultimo tempo. Capitolo 1, versetti da 4 a 5. La condizione che sia Paolo sia Pietro mettono per conseguire questa eredità nei cieli non è, ad esempio, appartenere a un numero privilegiato di persone, ma essere figli di Dio e conservare la fede in Cristo. Ora, sono figli di Dio tutti quelli che accolgono la parola di Dio, ossia aderiscono a Cristo mediante la fede. Su questo poi si può sollevare la problematica del battesimo dei bambini, ma vi rimando, ecco, ad un altro mio video che si intitola Il battesimo nuova nascita.
Ora, perciò, proprio per questo motivo, Paolo poteva scrivere Efesini 4:4, un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza a cui siete stati chiamati per la vostra vocazione. E ancora Paolo dirà, questo secondo me è un passo bellissimo, se con lui perseveriamo, con lui regneremo. Regnare non significa governare, regnare significa godere. Secondo Timoteo 2:12. Adesso analizziamo la terza funzione, diversità di funzioni. La fondamentale e sostanziale uguaglianza di dignità e natura e la comune eredità di gloria con Cristo nei cieli non contrastano col fatto che nella vera Chiesa di Cristo vi siano funzioni o servizi diversi. Perché già l'immagine di organismo, corpo umano, applicata da San Paolo alla Chiesa, comporta questa diversità di funzioni senza vanificare l'uguaglianza di natura. Non vi è differenza di natura, ad esempio, tra le varie parti dello stesso organismo, benché abbiano funzioni diverse per il bene comune. Ad esempio, no, come dice San Paolo, alla sua Chiesa Cristo ha donato alcuni come apostoli, alcuni come profeti, alcuni come evangelisti e via dicendo. Ora, in nessuna parte quindi della Bibbia è detto che l'assegnazione di queste funzioni è stata data da Cristo solo ad una categoria appunto di privilegiati, cioè i criteri sono chiaramente appunto indicati nella stessa Bibbia, basta vedere il mio video quando parlo della gerarchia e della successione apostolica. Ora, è vero che nella Chiesa nessuno è escluso da qualsiasi servizio o funzione o ministero, forse anche il più alto. Non vi è una classe di predestinati al governo e all'amministrazione, e una di sudditi o pecore destinata all'ubbidienza per il tempo e l'eternità. Nella vera Chiesa di Cristo, chiunque può arrivare ad essere papa o vescovo o pastore o ministro. Cioè, basta vedere che per il diritto canonico devi essere perlomeno battezzato. Infine, quindi, è da ricordare che la diversità di servizi o ministeri o funzioni caratterizza la Chiesa solo nella presente fase terrena. Dopo la restaurazione finale, col ritorno del Signore, ogni diversità sostanziale scomparirà, perché Dio sarà tutto in tutti, come dice 1 Corinzi 15, e l'agnello sarà l'unico pastore. Adesso analizziamo l'ultima funzione delle quattro indicate, che secondo me è interessante, e fa riferimento al concetto della vera fraternità. Questo deve essere ben chiaro, anche noi che frequentiamo, ecco, dei cammini a qualsiasi Chiesa apparteniamo. Alla luce quindi di questo insegnamento biblico si rivela in tutta la sua bellezza l'affermazione di Gesù, il quale dice: voi siete tutti fratelli, uno solo è il vostro Padre, quello celeste. Matteo 23, 8, 9. Ora, Gesù poteva dire questo proprio perché aveva insegnato che tutti i suoi discepoli sono figli di Dio in base al battesimo e alla fede e a una nuova rinascita. Tutti sono chiamati alla stessa eredità. Se siamo figli, siamo anche eredi, dice Paolo. Ecco, Sant'Agostino, padre e dottore della Chiesa, nel suo discorso 25esimo afferma: quando dico fratelli, quando dico sorelle, è chiaro che intendo parlare di una sola e medesima eredità. Con questo richiamo alla paternità di Dio, Gesù quindi condanna un atteggiamento discriminatorio tra i suoi discepoli. Cosa diresti ad esempio di un padre sulla terra che privilegiasse solo alcuni dei suoi figli, che non desse a tutti la stessa eredità? Non lo chiameresti debole e ingiusto? Non ripugna alla coscienza morale un tale comportamento? Com'è possibile che ci sia in Dio, nel Padre Celeste ed Universale, ciò che è disordine appunto nell'uomo? Perché è questo il problema poi della proiezione, no? Delle divinità greche. Loro fanno le stesse cose che fanno appunto gli uomini. Chi attribuisce a Dio una condotta discriminatoria e razziale farebbe un'offesa appunto alla sua paternità, modello di ogni paternità. Il Dio della Bibbia è un Dio imparziale, senza favoritismi, come dice Romani 2:11. E a proposito dei favoritismi, noi ne possiamo elencare anche tantissimi, no? Anche lo stesso Giacomo nella sua lettera afferma, no? Dice, quando succede in assemblea, non prendete i primi posti, fate favoritismi, sono le stesse cose che accadono anche all'interno delle nostre stesse assemblee. Pertanto, in conclusione, ecco, di questo tema, ci sarebbe anche tanto da dire, vi invito gentilmente a riflettere su che cosa significa vivere la fraternità all'interno di una parrocchia. Ecco,
E vivere la fraternità non significa semplicemente andare a messa, tornarsene a casa e basta. Significa appunto immergersi in questo mondo fantastico, altrimenti la novità viene persa. Posso fare le stesse cose in un ambiente esterno, per il resto non ce ne importa più di tanto. Grazie per le vostre riflessioni.